Innanzitutto grazie al Teatro dell'Elfo che ci ospita in questa bellissima sala. È una cosa molto bella, a me fa molto piacere anche perché per la prima volta dalla fine di settembre vi vedo tutti seduti. E questa è una gioia veramente incommensurabile. L'anno prossimo chiederemo di affittare la sala per le nostre. Quando volete. Allora, poche parole, anche perché Ferdinando Bruni non ha bisogno di presentazioni, grazie di essere qui, di averci dedicato ancora un pezzettino del suo tempo. Le prove di Alice stanno proseguendo, lo spettacolo debutterà il 3 e noi verremo a vederlo il 12 di dicembre, quindi insomma ti abbiamo rubato un po' a questo momento creativo, però per parlarci di una cosa creativa, cioè faremo un percorso, come già vi ha anticipato ieri Diana, faremo un percorso attraverso l'immagine che ha guidato il Teatro dell'Elfo dalla sua nascita. E questo percorso lo faremo con Ferdinando Bruni, ma anche con Matteo Dell'Olio, che è alla mia destra, ringrazio anche lui, che si occupa della grafica, della parte forse più pratica di questo che andremo a vedere. Io mi taccio subito, direi. Dunque, io pensavo di impostare la cosa così, io farò una rapida introduzione storica dei rapporti che il nostro teatro ha avuto con l'immagine in generale, con l'immagine nel senso di grafico pubblicitaria, e poi cedo la parola invece a Matteo, che questa immagine la cura ormai da parecchi anni e che quindi può entrare anche nei dettagli più tecnici della faccenda. Il nostro rapporto con l'immagine attraverso appunto manifesti o produzione di stampati vari è sempre stato molto stretto e ha avuto un'evoluzione nel corso degli anni legata all'evoluzione della compagnia del teatro e al suo posizionamento all'interno della città, perché poi soprattutto questo discorso è rivolto. Il discorso dell'immagine, il discorso della grafica, dei manifesti, anche se i manifesti si portano nelle varie tournée, tutto quanto, invece il discorso più forte viene fatto nei confronti della città. Città che doveva essere nel 72, quando il teatro è nato, informata del fatto che esisteva un gruppo che si chiamava Teatro dell'Elfo e che faceva degli spettacoli, ancora in modo molto sporadico e nei luoghi più disparati e disperati, che bisognava. Bisognava andare a vedere questi spettacoli e in qualche modo bisognava incuriosire la gente nei confronti di questi spettacoli. Quindi innanzitutto una modalità che veniva seguita era quella di come dire, fare una affissione a tappeto. Affissione a tappeto. Penso che tutti sappiano che il costo delle affissioni di manifesto è più elevato, tant'è vero che è uno strumento che anche adesso noi usiamo con circospezione, perché fare un'affissione come quella dei prodotti commerciali così, ha un costo veramente altissimo. A maggior ragione nel 72, quando eravamo un piccolo gruppo appena nato di ventenni, ovviamente non ci potevamo permettere i costi di una fissione, tutto quanto veniva fatto allegramente, abusivamente. Quindi i nostri manifesti erano veramente ovunque. Evidentemente c'era meno accanimento nei confronti di chi faceva queste trasgressioni, perché non siamo, a mia memoria, non siamo mai stati multati per questo motivo. I manifesti venivano all'epoca considerati un affare che riguardava chi dello spettacolo curava l'immagine, cioè lo scenografo, nel nostro caso la scenografa di origine greca, Thalia Stikopoulou, che oltre a occuparsi di progettare la scenografia dello spettacolo e di coordinare insieme a me il lavoro sui costumi, si occupava anche della grafica del manifesto. Aveva una formazione, era un architetto, quindi vagamente aveva qualche rudimento di questa tecnica, e i nostri manifesti erano un prolungamento dell'immagine della scenografia. Servivano in qualche modo a trasmettere un mondo, un'idea dello spettacolo. Nel corso di quei primi anni ci siamo anche lasciati andare a qualche tentativo
tentativo anche riuscito in parte di comunicazione, come dire, più originale, meno scontata. Per esempio, un esempio che mi ricordo è quando facemmo alla fine degli anni 70 uno spettacolo su Dracula, che si chiamava Dracula appunto. L'affissione dei manifesti in realtà era, c'erano allora ancora le affissioni per i morti, cioè quando moriva qualcuno si facevano questi piccoli manifesti bordati di nero con motivi grafici di civette, croci, cose di questo genere, e l'affissione del Dracula aveva appunto queste caratteristiche qui. C'erano dei manifesti col formato orizzontale tipico di quella produzione, con il bordo nero, con una frase che non mi ricordo quale fosse, ma più o meno la compagnia del Teatro dell'Elfo annuncia affranta la morte del conte Dracula. E questa campagna pubblicitaria, basata sull'idea così un po' vagamente goliardica, però aveva fatto molto colpo, ne aveva parlato anche qualche giornale, e soprattutto aveva fatto sì che lo spettacolo avesse un'affluenza di pubblico piuttosto notevole, anche se ormai quando avevamo fatto il Dracula eravamo già nella sede di via Ciro Menotti, eravamo già almeno a livello milanese piuttosto conosciuti. Quindi essenzialmente la funzione che l'immagine aveva in quel decennio era quella proprio di comunicare alla città la nostra esistenza, e la nostra esistenza all'interno di un, come dire, di un ambito culturale. Ecco, i nostri manifesti in qualche modo graficamente somigliavano, o volevano somigliare in modo ovviamente più semplificato, alle copertine dei dischi che all'epoca dei gruppi che vendevano, che erano i più ascoltati, a quel tipo di immaginario lì. Quindi in qualche modo il messaggio che passava era: siamo la versione teatrale di questa musica, di questo mondo, di questo cinema, di questa letteratura. E alla fine di questo decennio, quando poi il Teatro dell'Elfo ha avuto una sede e quindi ha avuto anche modo di produrre più spettacoli, perché fino ad allora si produceva uno spettacolo all'anno che si faceva a Milano in varie sedi. In generale il processo era che lo si faceva in una piccola sede, un centro sociale, piuttosto che un piccolo teatro di periferia. Poi ci si spostava al Teatro Verdi di via Pastrengo all'Isola, che è un teatro che esiste ancora, che era un piccolo teatro di un centinaio di posti. Lì si aveva un enorme successo, con code di spettatori, file di spettatori mandati via, anche perché il teatro era piccolissimo, quindi dopo 100 spettatori gli altri bisognava mandarli via. Grande successo, se ne parlava, e allora un signore che si chiama Fiorenzo Grassi, che adesso lavora con noi, che all'epoca aveva invece un teatro molto grande, che si chiamava Teatro Uomo, dove si faceva teatro d'avanguardia, e i gruppi più interessanti del periodo, ci chiamava e facevamo un periodo invece in questo grande teatro. Quindi la trafila era più o meno sempre questa, è successo per 3 stagioni di fila. Poi finalmente abbiamo avuto una sede nostra e quindi lì abbiamo cominciato a produrre più spettacoli, e questo voleva dire produrre più materiale poi pubblicitario, e non solo trasmettere un'idea di un'immagine legata a uno spettacolo, e quindi, come dire, dare delle tracce, degli indizi a uno spettatore perché potesse in qualche modo fare delle fantasie su questo spettacolo, essere incuriosito e fino al punto di venirlo a vedere, ma invece bisognava dare l'immagine di un progetto, di un luogo in cui non solo si facevano diversi tipi di spettacoli, diversi spettacoli che però tutti riconducibili a un progetto e a un'idea di teatro, ma anche si ospitavano altri gruppi, e quindi bisognava produrre materiale che riassumeva le stagioni e tutto quanto, e quindi dare un'immagine di qualcosa di nuovo che era nato in città e che non era più solo un gruppo, ma era una casa per il teatro. E quindi questo è stato il momento in cui ci siamo resi conto che evidentemente per trasmettere un messaggio di questo genere era forse il caso di ricorrere a delle persone che avessero una sapienza tecnica diversa. Abbiamo cominciato a lavorare con dei grafici sparsi, che erano amici di amici e tutto quanto, e poi ci siamo, da un certo punto in poi, invece affidati a uno studio grafico che, come dire, storicamente poi ci ha portati fino a qui, perché in qualche modo anche poi Matteo deriva da quella storia lì, lo studio grafico Ferro di Milano.
Io a questo punto però, appunto, siccome siamo arrivati al professionismo, cederei la parola a Matteo, poi magari ci integriamo. Già. Sì, certo. No, cosa facciamo? Noi facciamo vedere... Sì. Vi facciamo vedere i manifesti, insomma, del periodo un po' che... Sì, i manifesti del primo periodo, anche se quelli che adesso vedrete sono già, adesso non mi ricordo più se sono dello studio Ferro o no, ma sono comunque già elaborati graficamente, vedete c'è già un marchio, che per un po' di anni è stato il marchio del Teatro dell'Elfo. Dal 72 al 90. Questo qua? Questo, dall'82 al 92. Sì, sì, prima c'era un marchietto che era un... Dunque, il primissimo marchietto era orripilante, era una testina di Elfo che però abbiamo usato, credo, solo per uno spettacolo. Anzi, per uno spettacolo nel senso di un'occasione, una locandina che era stata stampata. Poi la nostra grafica aveva invece pensato un marchio più sintetico e più grafico, che era una specie di piantina di un teatro greco visto dall'alto. E per un po' di anni è stato quello. E poi, nel corso degli anni, vedrete che il marchio si evolve, si semplifica e cambia, eccetera. Questo, il manifesto originale era a colori, era l'82-83, erano gli anni del postmoderno, dello studio alchimia, e il manifesto aveva un po' questo tipo di sapore, poi come, soprattutto dal punto di vista dei colori. CGD è la casa del manifesto. Sì. Un po' new wave. Sì, era un po', sì, ma era un po', probabilmente molto, il riferimento era Mendini, quelle cose lì. Questo è il manifesto di uno spettacolo storico che con la regia di Gabriele Salvatores, che era uno spettacolo dove c'era questo grande cast di giovani attori che poi sono diventati tutti molto famosi. C'è il gioco del microfono col cappio, che è appunto legato al tema dello spettacolo, no? Perché c'è una... Non sto a farla breve, ma insomma è un concorso di comici e alla fine il maestro di questi comici si uccide. Quindi c'è una sintesi fra le due cose. Questo è uno dei primi manifesti in cui viene usata la fotografia della compagnia. E siccome appunto non, è perché era un testo ispirato a Chekhov, ma anche molto legato alle dinamiche interne della compagnia e tutto quanto, non abbiamo avuto il coraggio di fare un manifesto con le nostre facce, proprio così, in primo piano, per cui le abbiamo messe in un vaso pieno d'acqua con delle piante, si intravedono nel fondo appunto. Vedete, il marchio è sempre quello. Ecco, qui questo manifesto è il secondo sogno di Una notte in mezz'estate che abbiamo messo in scena. Il primo aveva la regia di Gabriele Salvatores ed era una versione musical del sogno, molto vivace, molto vitale, molto comica, molto allegra. La regia di De Capitani, invece, che è arrivata 6 anni dopo, voleva mettere in luce gli aspetti più dark del testo, gli aspetti più... era ispirata a un saggio di uno studioso di Shakespeare che si chiama Ian Cott, in una raccolta molto nota di saggi che si chiama Shakespeare, il nostro contemporaneo. C'è un'analisi del sogno, che ormai è largamente accettata, che comunque del sogno mette in evidenza gli aspetti più neri. Il sogno era stato per decenni tradizionalmente il testo delle fatine, degli effetti, dei comici, eccetera. Cioè, in realtà tutto un sottotesto molto, molto cupo, molto... di un erotismo molto nero, che De Capitani aveva messo molto in risalto in questa sua messa in scena. E il manifesto qui appunto è un esempio di manifesto che cerca di dire chiaramente agli spettatori che taglio si è voluto dare allo spettacolo. Questa è una foto di non mi ricordo più quale noto fotografo, che dà comunque sinteticamente un'idea piuttosto violenta dei rapporti dell'eros maschile e femminile. Volevo chiederti, il Compagnia Teatro dell'Elfo, il sogno continua, forse perché... Il sogno continua era legato appunto a questo ripetere, a questo riprendere un testo che era stato un testo fondamentale per la nostra storia e che ci identificava parecchio.
farne un'altra versione completamente diversa voleva dire che il gruppo stava studiando e percorrendo altri percorsi. E questo manifesto graficamente ha due cose interne. Vabbè, uno è il titolo, la grafica del titolo così puntuta, aggressiva e sgradevole. L'altro è questo marchietto, che si vede male qui però. Non siamo pronti. Che è questa specie di capovolta. Che devo dire che a me è uno dei marchi dell'Elfo che piace di più. E che abbiamo mantenuto fino a quando non ci siamo poi fusi con il Teatro di Porta Romana ed è nato Teatro d'Italia, che quindi ha avuto bisogno di un altro marchio. Ma l'idea questa è capovolta poi in qualche modo riproduceva, qui si vede meglio, anche l'ingresso del teatro. Non so se qualcuno ha presente il Teatro dell'Elfo di via Ciro Menotti. Il Teatro dell'Elfo di via Ciro Menotti, adesso TF Teatro, ha un ingresso così, che è come questa è capovolta. Questo qui è invece un tipico esempio di manifesto generico, nel senso che è molto elegante. Qua Ferdinando, tu dicevi che questi manifesti venivano realizzati ciascuno da mani diverse. Questi qui già sono Studio Ferro. No, i manifesti, quelli di cui parlavo prima, non sono andati perduti, perché non avendo una sede, evidentemente era molto difficile conservare archivio, eccetera. Poi per un po' di tempo alcuni esemplari che si erano salvati li avevamo poi messi sotto vetro e stavano sulle scale che scendevano al Teatro dell'Elfo. Adesso ci sono ancora, ma sono in un magazzino, perché qui non abbiamo voluto esporli. E questo qui è un manifesto, ecco, questo è invece un esempio di manifesto in cui si usa un'immagine di un fotografo anche noto, credo che in questo caso sia Bailey o Avedon, c'è scritto, credo, tu riesci a leggere? Beaton, forse? Insomma, un fotografo di quelli storici, che viene usato per, in sintesi, dare un'immagine più o meno del clima di uno spettacolo, ma questo era un progetto di due Strindberg messi in scena da due registi che si dirigevano a vicenda, per cui in uno spettacolo c'era uno e l'altro lo dirigeva e viceversa, Nanni Garella e Elio De Capitani, bisognava fare un unico manifesto e quindi bisognava stare un po' generici, insomma. Questo manifesto non è fra i più forti, secondo me. Questo è uno dei manifesti, un'altra cosa curiosa, questo qui. Questo era a colori? No, questo era in bianco e nero. Questo era in bianco e nero, forse la scritta era rossa, era non rossa. Mi ricordo, sì. E questo è un'altra cosa interessante, perché è un manifesto che usa una foto fatta apposta per il manifesto. Questa è anche una modalità che abbiamo seguito un pochino, ma non spessissimo, per vari motivi. Uno, perché non sempre, appunto, la composizione, alla fine poi un po' rigida, della fotografia era funzionale allo spettacolo. Poi perché a volte era complicato organizzare nei tempi giusti un'immagine che avesse una coerenza e un senso rispetto allo spettacolo. E poi perché tutto sommato, appunto, a parte questo caso che secondo me mi sembra particolarmente riuscito, di solito l'effetto era un po' vagamente retro, non so come dire, un po' fisso, un po' poco dinamico, insomma, rispetto agli spettacoli. Ecco, questo invece è una foto, chissà di chi, di uno dei numerosi fotografi che hanno collaborato con noi, e con una grafica che in qualche modo dà l'idea di un appunto preso sopra una foto, insomma, una cosa del genere. Dà un'idea di provvisorietà, in qualche modo, di non finito, che credo sia quello che si volesse ottenere con questo manifesto. Il marchio Teatro dell'Elfo però è cambia. Cioè il marchio Teatro dell'Elfo, qui non viene ripreso il marchio grafico, ma è semplicemente anche lì come un appunto, come dire, qui ci andrà il marchio. Sta andando indietro. Sì, no, volevo dire, perché in realtà qua c'è già, si vede un po', c'è già una certa impostazione fotografica, la fotografia un po' sì, ha
un racconto abbastanza... Sì, c'è stato... Mentre la tipografia è un elemento di, poi di variazione, no? Sì. Di, uno, si sente, sì. Uno, sì, sì, era il periodo in cui si usavano molto le fotografie, poi credo vedremo anche negli altri manifesti, la fotografia sia fatta apposta, come in questo caso si è invece trovata da autori, come idea di evocazione di un mondo simile a quello dello spettacolo, insomma come grimaldello per entrare nello spettacolo. Ecco questo per esempio, qui ci sono, c'è la foto di due bambini di August Zander, che sono, che era stata, questa poi me la ricordo perché l'ho scelta io, era stata scelta per richiamare a quel mondo cupo, pesante, repressivo del risveglio di primavera di Wedekind. Non so se qualcuno ha visto un film di Haneke che si chiama Il nastro bianco, che era molto ispirato all'immaginario, all'immagine, perché poi in realtà questo fotografo ha fatto un enorme reportage sulla Germania antropologica, dove ci sono anche i bambini, appunto. E questa fotografia, lo ricorda molto quel film lì, è la fotografia di due bambini composti, rigidi, ovviamente in qualche modo repressi nel loro essere bambini per posare per il fotografo, che in qualche modo richiamava il... E anche l'impostazione grafica, così un po' severa. Qua l'elemento principale è il bianco, sì. il fondo. Infatti questo è un manifesto che non ha simili. Questo è un manifesto che non ha simili ed è curiosamente doveva teoricamente essere il prototipo di una nuova linea grafica della serie. D'ora in poi li facciamo tutti così, cioè bianchi con una piccola foto in mezzo. Perché oltretutto, allora, c'è da dire che adesso, appunto, da quando lavoriamo, soprattutto da quando lavoriamo con Matteo, la progettazione del manifesto è abbastanza semplice e anche abbastanza divertente. C'è stato un lungo periodo in cui invece la frase è stata oddio il manifesto. Cioè, sì, perché qua pare che ogni volta bisogna ricominciare da capo. Esatto. E per vari momenti c'è stato il tentativo di creare delle gabbie, delle griglie, degli schemi da ripetere, cose che si sono sempre poi rivelate fallaci. Uno di questi era quella lì, insomma. Che per esempio, se guardate il marchio, il logotipo, la parte testuale del marchio, ogni volta è scritta in una maniera diversa, in una posizione diversa, no? Ecco, questo qui dice, lo facciamo sempre così, una grafica molto pulita, con sopra marchio e compagnia, titolo, eccetera, e una piccola foto. Ecco, c'è solo questo. Però avete cambiato idea subito. Avete cambiato idea subito. Però. Non mi ricordo, probabilmente dipende dallo spettacolo dopo, e lo spettacolo dopo, forse per lo spettacolo dopo, questa linea grafica era un po' sacrificata, e quindi, ma no, eccetera. Vediamo cos'è lo spettacolo dopo. No, non c'è, questo è tutto la... Questo è uno sguardo generale, per dire appunto che un po' riepilogo, si salta molto di palo in frasca. Com'è. È un po' il riepilogo di questo primo periodo, perché da qui in poi il manifesto invece assume una sua fisionomia molto più precisa. Sì, anche perché il pensiero teorico che stava su tutto questo apparente disomogeneità è il pensiero con cui poi ci siamo anche a volte scontrati discutendo con il grafico che lavorava con noi allora, era quello che il manifesto in qualche modo è un'emanazione più dello spettacolo che non della compagnia o del teatro, per cui deve rendere l'idea dello spettacolo. È il primo contatto che lo spettatore che cammina per strada ha con lo spettacolo, deve essere colpito da qualcosa che non è, perché altrimenti se i manifesti hanno troppo una coerenza grafica, uno vale l'altro e uno confonde uno spettacolo con l'altro, in qualche modo. Il pensiero che era quello, anche perché era molto legato all'idea della fissione, quindi di quello che c'era per strada. E quindi, siccome sui muri c'è di tutto, l'ossessione era colpire in qualche modo il passante. E se la grafica è sempre la stessa, il passante, come dire, si assuefa e non la vede più. Questo era un po' il pensiero che stava sotto questo. Sì, infatti apparente. Non è una casualità, è sempre una scelta che c'è a monte, quella di decidere se privilegiare l'identità dello spettacolo rispetto all'identità
del soggetto che li organizza. Per esempio, se pensate alle collane editoriali, lì si privilegia l'immagine della casa editrice, quindi poi ogni libro, l'immagine di ogni libro è molto schematizzata, no? Invece qui, come diceva Ferdinando, ogni spettacolo ha la sua immagine, non c'è una vera e propria immagine dell'elfo, che come poi invece si vedrà da qui in poi, perché i manifesti da qui in poi diventano ognuno un brano di un discorso più preciso, più compiuto, e che riflette un po' quella che è la filosofia e il modo di fare teatro della compagnia. Solo una cosa, che anche storicamente era una scelta coraggiosa e molto diversa, per esempio, dal piccolo teatro, che invece usava, abbiamo fatto proprio un incontro un po' di tempo fa, la politica esattamente opposta, cioè il manifesto non era l'emanazione dello spettacolo, ma doveva essere la presenza dell'istituzione, quindi era una scelta anche che si poneva in maniera completamente opposta. Una lezione, un incontro sulla grafica del piccolo teatro sia un incontro sulle sfumature, perché penso che dal 50 ad oggi la grafica del piccolo sia sempre rimasta la stessa, devo dire una grafica ancora molto efficace, bella e poi ormai storica in qualche modo, e che probabilmente ha avuto dei piccoli cambiamenti ma impercettibili. Sì, perché è stata progettata nel 64 ed ancora è rimasta, che sì, che è l'epoca d'oro della grafica. Sì, ed ancora adesso un po' una specie di icona di un certo modo di fare grafica italiana, soprattutto milanese, un po' legata un po' all'idea di una grafica molto rigorosa, funzionale. Molto spartana, sì. E qui siamo da un'altra parte. Qui, prima che poi Matteo vada avanti, faccio notare il marchio sopra, che è appunto l'inizio della nuova fusione fra il Porta Romana e l'Elfo, Teatri d'Italia, che è abbastanza tipico di quel periodo lì, le A senza trattino, e le lettere leggermente scostate una dall'altra, è molto... Sì, diventa un elemento di riconoscibilità molto... Perché ci sono delle mode anche nella grafica, no? Qualcuno. Qualcuno direbbe che marchio anni 90... Questo copiatissimo manifesto, la foto di Armin Link, che è un fotografo che adesso fa architettura. È stato esposto anche adesso alla Biennale Architettura, il suo lavoro. La signora che compare sarà la nostra ospite di domani, Ida Marinelli. C'è una domanda? No, semplicemente noto che cominciano a comparire in maniera costante i marchi, per esempio, sia sulla sinistra, sulla mia sinistra, del comune, che era comparso nell'ultimissimo che abbiamo visto della prima fase, ma anche il marchio è uno sponsor. Sì, è il nostro sponsor storico, la Coop. Che compare sì. Il marchio del comune, credo che, adesso non vorrei dire una sciocchezza, ma penso che compaia perché nascono in questo periodo le convenzioni con il comune di Milano, perché una serie di comuni sono convenzionati e quindi mettono il marchio del comune sui loro manifesti. Qua Ferdinando, questa foto è una foto, quale Genesi? Questa foto è stata fatta sempre da Armin Linke in una camera del principe di Savoia. E, ecco, questo è un esempio di foto parallela, nel senso che lo spettacolo, il testo di Steven Berkoff è un testo che, con un'ironia molto caustica, racconta di due coppie dell'alta società inglese. Probabilmente i tempi di
progettazione e stampa del manifesto non coincidevano con quelli dello spettacolo, nel senso probabilmente noi non avevamo ancora la scenografia pronta o provavamo ancora con dei costumi di prova, infatti i costumi che abbiamo addosso non sono quelli dello spettacolo, quindi volevamo una foto in cui ci fossero, era il periodo in cui spesso lo facevamo, ci fossero gli attori, ecco perché in quel periodo abbiamo anche iniziato questa politica di mettere le nostre facce sui manifesti. Noi non facciamo e non abbiamo mai fatto televisione, cinema ne abbiamo fatto pochissimo, quindi le nostre non sono facce note, non sono facce che la gente conosce. In quel periodo abbiamo scelto di in qualche modo approfittare del veicolo del manifesto per far vedere le nostre facce anche a chi di spettacoli non li aveva mai visti, per cui se uno legge i Da Marinelli vede una faccia e sa chi è. Ecco, addirittura questa fotografia è talmente laterale allo spettacolo che, come vedete, il signore stravaccato sulla poltrona Elio De Capitani in questo spettacolo era regista, quindi non compariva in scena. Ed è curioso, una foto di uno spettacolo in cui ci sono i due attori e il regista. Di questa foto poi esiste tutta una serie, perché ovviamente sono stati fatti vari tentativi, ce ne sono alcune molto belle fatte nei bagni di questa camera. Io oggi, per esempio, non avrei scelto questa per via di quel vaso orrendo di plastica che c'è dietro con i fiori. Ecco, però allora non ci avevamo fatto caso. Poi non c'era Photoshop, per cui adesso l'avrebbero probabilmente cancellato. Potevamo toglierlo. Sì. Compaiono anche più evidenti altri dati sullo spettacolo, no? Qui c'è la traduzione, le scene, le luci, il suono, cioè la locandina diventa più completa. Sì. Sì. Diventa più completa e poi il fatto di avere... Un'altra cosa, scusa, sempre tecnica, è che compaiono i nomi degli attori anche lì, perché in genere per tanti anni, cioè, prima solo la regia e la compagnia e basta. Adesso, appunto, in questa politica... Insomma, a un certo punto ci siamo detti, se non ci diamo una mano noi a, come dire, a diventare in qualche modo conosciuti, non ci aiuta nessuno. Quindi siamo i primi noi a dover mettere sul materiale i nostri nomi. È una politica che facciamo ancora, sugli inviti, sul materiale, mettere il più possibile i nomi degli attori. Io non lo so voi, ma a me quando arriva un invito di un gruppo, di una compagnia che mette in scena un testo e non so chi recita, mi resta una curiosità di sapere, perché voglio dire, è molto diverso sapere chi c'è in uno spettacolo rispetto a sapere solo che la regia l'ha fatta un regista anche bravo. Qua ci sono tre elementi che poi diventano un po' fondanti dell'immaginario di Teatri d'Italia, secondo me, che sono la fotografia in bianco e nero, il colore rosso e poi una certa forma del testo, cioè le informazioni sugli attori, quel corpo del testo diventano un elemento attraverso la cui forma si costruisce un certo tipo di espressività visiva. Qua in realtà c'è solo così la bandiera a sinistra, però poi vedremo dopo come il testo diventerà così un elemento trattato quasi come una immagine. E qui c'è un'altra caratteristica su cui c'è stata molta disputa, cioè sembra un dettaglio da niente, è il bordo. Il bordo bianco intorno. Cioè io mi ricordo, sono cose che mi tornano in mente vedendo. C'è anche una cornice un po'. Sì, la cornice. Io mi ricordo che ero un fautore invece del manifesto a bordo vivo. A bordo vivo invece c'era tutta una discussione sulla cornice. Questo è uno dei numerosissimi, no? Esempi del lavoro su Amleto. È uno dei numerosi esempi sul lavoro di Amleto. Questo forse cos'è? La copertina del programma, credo. Sì, perché sennò o vi eravate dimenticati il marchio o è la copertina no. Del programma. O forse addirittura uno studio. Poi Amleto, appunto, essendo uno spettacolo che ha avuto molte versioni, molti allestimenti, ha avuto anche una, poi vedremo un altro manifesto, eccolo qua. Un'evoluzione anche grafica e anche qui si trattava di comunicare una cosa abbastanza fondamentale, cioè
il primo Amleto, che era quello di cui avete visto un esempio, aveva un'impostazione molto classica da un certo punto di vista. Questo qui, l'anno dopo, invece, era un Amleto che metteva in evidenza gli aspetti più moderni e contemporanei del testo, addirittura facendo riferimento a Heiner Müller, che aveva riscritto Amleto, eccetera. Quindi bisognava in qualche modo dare in modo molto chiaro l'idea che non era lo stesso dell'anno prima, che era un'altra messa in scena che aveva un taglio completamente diverso. Qua, Ferdinando, c'è anche un elemento nuovo che poi ricorre spesso, che è quel triangolo rosso. Sì. C'era quell'elemento lì di grafica che è un elemento importante. L'altro elemento importante è la frase, l'idea della frase, della che citazione. Poi ritorna nei manifesti delle stagioni, eccetera, che è, come dire, un'idea programmatica che serve non solo attraverso l'immagine, ma anche attraverso appunto un contenuto, a dare una sintesi di quello che sarà lo spettacolo o la stagione. E anche ad ampliare un po' i confini del teatro, perché spesso esatto. Le citazioni vengono da... Da letteratura, dalla poesia, da altre. La locandina completa, quasi. Ecco, per Amleto un'altra cosa curiosa che si era fatta nella prima edizione era il manifesto non era uno solo, nel senso che erano... credo 5 manifesti diversi, erano uguali per grafica, fotografia, eccetera, ma ognuno di loro portava una citazione di Amleto diversa, per cui c'era stata questa affissione molto robusta di questi manifesti che portavano in evidenza delle frasi di Amleto. Era un periodo in cui facevamo affissioni importanti, grandi, anche proprio dal punto di vista dell'area occupata, erano manifesti grandi, doppi. Sempre. Questo è un altro con la foto e con questo tema del triangolo. Il triangolo del testo che sì. Diventa un... Ancora i triangoli rossi. C'è il marchietto della lotta contro l'AIDS, perché Roberto Zucco è un testo di Bernard Marie Coltès, che era un autore molto brillante, promettente, iperrappresentato e che era appena morto appunto di AIDS, quindi era diventato un po' una bandiera della lotta contro la malattia. Di nuovo il triangolino, che appunto ha un po' la funzione della freccetta oppure della lucina che si accende. Che era un'idea del grafico, secondo me. Sì, quella era un'idea assolutamente del grafico. E in questi anche il marchio diventa teatri, no? Elfoport cambia sì, un po'. Sì, qui rimane più in evidenza Elfoport. Anche sul marchio Teatri d'Italia c'è una continua messa a punto di che funzione deve avere, di che ruolo deve avere, di che visibilità deve avere, eccetera, eccetera. L'ultima versione è che Teatro d'Italia, come dire, in qualche modo è il marchio della produzione, mentre Teatro dell'Elfo è il marchio della compagnia, e quindi poi vengono posizionati a seconda di questo loro ruolo nei vari manifesti. Questo è un manifesto locandina, in qualche modo, dove ci sono... Sì. Questa, cioè, l'immagine è un montaggio un po' diverso dalle altre, sì. Però... La tipografia e il marchio sono comunque è riconoscibile come un manifesto di Teatri d'Italia, no? Anche qui un'altra cosa, un altro caso di foto fatta apposta. Abbiamo usato i ritratti fatti appositamente dei vari attori che hanno posato per, riconosciamo ancora Ida Marinelli, Andrea Occhipinti, Antonio Latella. Questo invece è il manifesto di stagione. Manifesto è uno abbiamo ancora il tema dei due triangolini, inesorabile, però la cosa interessante è l'uso della frase. Credo che sia uno dei primi casi in cui si è deciso di caratterizzare ogni nuovo manifesto, ogni nuova stagione, con una frase che fosse in qualche modo una sintesi o uno degli aspetti della nostra idea di teatro e della nostra idea di cultura. In questo caso è una frase di Brooke che appunto, che come vedete ha a che fare con l'idea di equilibrio, cioè l'idea di prevedibilità del teatro e l'idea
dell'efficacia del teatro quando non è appunto prevedibile, quando è spiazzante, quando in qualche modo ti dà qualcosa che non sai o che non ti aspetti, e l'immagine che abbiamo messo vicino è un'immagine sbilenca, nel senso che in realtà sembra quello che non è, cioè sembra una donna che cammina sulla corda, in realtà è a rovescio, qui questo materiale che si intravede qui è erba, è una donna sostenuta con le gambe all'insù che cammina sotto una corda. Quindi, e c'era questo gioco sull'equilibrio e sul non prevedibile nel teatro. Dove, che noi, ecco, questo per esempio è probabilmente un, anche qui c'è lo stesso gioco, cioè il rovescio del ribaltamento, il ribaltamento. Questo qui è un ecco, è curioso per esempio il marchio, perché è il manifesto di una, di un, se non sbaglio, di un di uno spettacolo nato da una residenza di una coreografa da noi, quindi abbastanza anomalo. Quindi bisognava mettere insieme il nostro marchio, il marchio della compagnia di Rana Boriello e il marchio del Teatro di Roma, che probabilmente era coproduttore in qualche modo. È evidentemente un manifesto che è stato poco seguito da noi, perché trionfa la cornice, addirittura che diventa rossa. Infatti. E il marchio poi ha un'invadenza piuttosto... no? Inusuale. Quindi diciamo che qui il grafico si è sbizzarrito. Un po' il marchio fa un po' la prima donna. Della... Sì, esatto. Ah, ecco, questo è un altro che probabilmente è anche questo. Chissà cos'è questo? Questo è una probabilmente o la copertina una pagina del programma di sala o una inserzione di un giornale, per un giornale, forse una pagina per un giornale, che è una variante del manifesto di Roberto Zucco, ha la stessa grafica, è riconoscibile per la stessa grafica del titolo, poi in realtà viene sviluppato, ecco, credo che, qui si fa psicologia della grafica, allora, l'immagine del manifesto è chiaramente il protagonista, non so se ricordate quell'uomo nudo che sale la scaletta, quella lì, è il protagonista dello spettacolo, la foto è fatta apposta, non è una foto dello spettacolo, ma è una foto fatta in teatro, sul fondo del palcoscenico del Teatro dell'Elfo, Ciro Menotti, ci sono dei grandi buchi, che erano quelli dove si mettevano, quando il teatro era un cinema, le casse del sonoro, che hanno delle scalette per poi e delle uscite sul marciapiede della casa. Quindi, e questi grossi buchi sono stati usati tante volte anche negli spettacoli, perché sono molto suggestivi e molto, si può entrare e scendere dalla scaletta. E questa foto è stata fatta appositamente per questo spettacolo. Questo manifesto poi ha avuto dei problemi di censura, perché... siccome appunto si faceva molta affissione, la affissione è comunale, l'ufficio affissioni del comune non voleva affiggerlo, perché si intravede qualcosina fra le gambe del signore fotografato, ma veramente bisogna essere molto maliziosi. Poi alla fine però la cosa era andata, la stessa cosa era successa per un manifesto del Caligola, dove c'era una mia foto con in mano un microfono, lì veramente proprio perversi, pensare. Io avevo in mano un microfono e tenevo il microfono su un fianco, poi neanche davanti. E questo aveva scatenato delle associazioni, per cui anche lì avevamo avuto dei problemi di censura da parte dell'amministrazione comunale. Comunque questo è chiaramente un manifesto, come dire, voluto dalla regia, così. Mentre quell'altra evoluzione è chiaramente un'evoluzione voluta dalla grafica. Cioè questi giornali accartocciati e tutto quanto sono... Non li riconosco come nostri. Via, andiamo avanti.
Questa è una coproduzione, per cui non... a parte il mare. Ecco, questo invece è interessante perché è la copertina di un programma, di un libro che è pubblicato da noi in occasione dei 20 anni della scomparsa di Fassbinder, e quindi con anche un festival a suo fianco, eccetera, e ha un tipo di lavorazione che ricorda un po' quella del manifesto di Amleto, quindi di deformazione, quindi di intervento, allora lì una specie di compromesso fra la grafica e le nostre esigenze, quindi noi che all'epoca ancora eravamo sul discorso fotografia, la parte grafica che questo discorso evidentemente lo digeriva malamente, quindi con un intervento che in qualche modo deformava questo. Un compromesso. Sì. Cioè. Questo è un altro dei manifesti della stagione. Sempre la frase, come ci dicevi prima, il teatro dovrebbe essere soltanto... Sì, ecco, un incontro, poi dopo questa frase tornerà dopo. Dovreste averla vista nell'atrio. È nel sul soffitto dell'atrio, poi parliamo anche di questo. Qui sono dei piccoli spettatori di uno spettacolo di Burattini. Questo qui invece è un manifesto autoprodotto. Immagine qui l'ho fatta io, è un fotogramma. Bella. È un fotogramma di un video. Sì. Peraltro di un video della Mare Lacrime di Petra von Kant, neanche di Fedra comunque. Tra l'altro tutte queste frasi che ormai sono diventate un bel malloppetto, adesso le stiamo riproponendo sulla copertina del trimestrale, perché poi, voglio dire, sono uscite nel 97, nel 98, insomma, sono ancora molto pertinenti rispetto al nostro lavoro. Questo è un altro manifesto con un'immagine dello spettacolo, qui credo sia interessante, nuovo rispetto agli altri manifesti, la grafica del titolo. Questo era che qua lo vediamo in bianco e nero, invece com'era? Era? Credo che la scrittore Pasolini e Eumenidi, quelle che vedete in grigio, fossero in rosso. In rosso. Sì, era un classico bianco-nero con interventi rossi. Devo dire che l'avvento di Matteo ha debellato il rosso. L'arcobaleno. Qui c'era un'immagine di Altan che Altan ci ha regalato per questo spettacolo. Anche questa era bianco e nero con, era bianco e nero con la fascia rossa. Con la scritta rossa, sì. Ah, poi un'altra cosa che mi viene in mente, che può essere interessante come tema, che nasce dalle discussioni che avevamo un rapporto molto più battagliero con l'altro grafico che non con Matteo. Il discorso è questo non è un manifesto, questa è la copertina di un libro, questo è... cioè, lo specifico, che è una cosa che a me mi ha convinto fino a un certo punto. Ma chi lo dicevi tu? No, lo diceva lui. Cioè, su certi suggerimenti o certe cose, diceva, no, ma così dopo sembra la copertina del libro. Sì, ho capito che sembra la copertina del libro, ma se poi è un manifesto che appiccichi fuori, uno lo sa che è un manifesto, non è che dice che copertina di libro grossa che hanno appiccicato lì fuori. Ecco. Tutto questo però non ha impedito di far sì, qui non c'è il manifesto di Caligola, no, che sembrasse invece una confezione di medicinale, per cui voglio dire, è vero che la grafica può ricordare delle altre cose, però no, mi è venuto in mente perché questo potrebbe in qualche modo avere un che di libresco come impostazione, però insomma non è così. È, è,
Elfo dal 10 gennaio 2000 e già con il sito internet e l'indirizzo email. 2000 non sì, è sì, già una cosa. Ieri ce ne parlava Diana del lavoro. Non mi ricordo web. Quando è iniziato il sito, ma forse c'era 2000, già anche prima. Siamo già... C'era già anche prima. È stato uno dei primi siti teatrali. Sì. Emesso in maniera abbastanza evidente, quindi è una scelta anche questa di comunicazione. Sì, certo, certo. Sì, sì, sì. La foto è di un artista, invece, che è un scenografo, pittore, molto bravo, che proprio in quegli anni, in quel periodo lì aveva fatto una mostra e un libro e ci aveva regalato questa foto. Come vedete spesso la scelta delle immagini delle stagioni collegata alla frase aveva un'intenzione anche ironica, anche divertente. Questa foto è molto carina. Ecco, questo è un manifesto di una cosa comica e che ha questa veramente un po' questa... Nonostante l'impostazione grafica poi sia tutta un po' geometrica, eccetera, però il sapore che ha è proprio quello del teatro boulevard, come un po' borghese come tipo di impostazione. Andiamo, no? Avanti. Andiamo non avanti. Ci piace, andiamo avanti. Questa è un'altra stagione. Ecco, queste foto qui, come anche quell'altra dove compare un nano travestito da ballerina e tutto quanto... hanno anche creato degli equivoci perché alcuni pensavano che fossimo noi travestiti. Questa era tutta bianco e nero. Sì, a me piace molto. Questa è un'immagine video. Questa è anche una bella immagine, questo è un bel manifesto. È un altro libro questo, appartiene alla categoria dei libri. Sì, sì, potrebbe essere la grafica di una serie, no? Di una collana di libri sul teatro. Questo è quello dei 30 anni del teatro. Questo è i 30 anni del teatro e il passaggio dall'addio al teatro di Porta Romana. Quindi ci sono un paio di manifesti in quella stagione lì col tema appunto del viaggio, dello spostamento, dell'andare via, eccetera, perché in quell'anno il teatro di Porta Romana ha chiuso e poi è rimasto per quasi 10 anni abbandonato a se stesso prima di venire abbattuto. E noi ci siamo spostati al Teatro Leonardo da Vinci in attesa poi di venire qua. L'operazione Teatro Puccini era già cominciata, ma come si sa i tempi di queste cose sono lunghissime, quindi c'era proprio l'idea del trasloco, della partenza, del viaggio, dell'andare da un'altra parte. Senti, noto in questo anche nei precedenti che c'è nella stagione la differenza fra le produzioni e le ospitalità che rimane un po', però adesso no, o sbaglio? Ma non mi ricordo più se c'è anche questo. Non c'è più? Sì, una volta c'era sì, l'idea di dividere e di in qualche modo facilitare la lettura della stagione attraverso appunto la divisione fra quello che era produzione nostra, quello che era novità, quello che era ospitalità. Ma nessuno di voi si ricorda da piccolo questo manifesto nella città? Questo? Nessuno? 2003. No. Questo credo sia un'altra immagine creata appositamente per lo spettacolo. Questo qui questo era tutto a colori. È il primo
è il primo manifesto, ha avuto vita breve questo manifesto qui, era molto colorato, sì. Poi è stato sostituito, non so se c'è l'altro. No, non credo. No. C'è un disegno che avevo fatto io, questo è il terzo sogno. In realtà si riferisce a una ripresa successiva, ma è dal 97 che c'è questo manifesto, in varie, questo sarebbe interessante vederlo, ce l'abbiamo in varie versioni. No, è stato anche sì, reinterpretato sì. Da te, no? Questo, sì. Perché è una vecchissima foto. Sì, lo vediamo dopo. Questo mi ricordo è stata una genesi faticosissima. Questo spettacolo, questo manifesto qua. Perché... Da dove è uscito? Perché io avevo chiesto una cosa che fosse, forse, che fosse pop indiano. Questa è stata la, poi il risultato finale. Cioè... Vi ricordate che questo era il testo che era in scena al Piccolo Teatro nello stesso periodo di cui ci raccontava Carlo Sala, ecco questo sì. È il manifesto di quello spettacolo. E infatti c'è questa scritta che è molto diverso, che ironicamente in qualche modo richiama il fatto che rispetto al cupo e rigoroso spettacolo di Ronconi, questo qui si lasciava andare a delle buffonerie più pop. Questo è sempre, come dicevamo prima, un altro dei manifesti del viaggio, dello spostamento e dello spostamento fuori dai binari, in qualche modo. Questo è il messaggio dell'immagine. A me piacciono molto questi due, sì. Sia questo che quello dell'uomo che vola. Sono fra i più belli, secondo me, di questo periodo. Perché poi hanno anche un aspetto molto diverso dal manifesto... Sì. Dal prototipo di manifesto di quegli anni, perché hanno lo spazio, hanno sì, la profondità. Sì, sì. Questo qui faceva coppia con quello della foto fatta in albergo, anche sì. Se in realtà questa è una foto trovata. Foto di uno skinhead. Di un hooligan, sì. Un hooligan. Sì. Che appunto dà molto l'idea del tipo di mondo evocato dallo spettacolo e in qualche modo con la foto in bianco e nero, la scritta in rosso e tutto quanto si accoppia a quell'altro. Però in realtà è un manifesto che di un periodo precedente, un po' si vede, perché questa è una ripresa del 2003, ma lo spettacolo era di 10 anni prima, quindi... E il manifesto è rimasto lo stesso, a parte il marchio Teatro d'Italia. Qua se ci devi delle spiegazioni. Okay. Allora, questo qui è stata una mia idea, devo ammetterlo. Cioè di... di fare un giochetto sui vari spettacoli e sui cataloghini di simboli come tipo di cosa. E un pochino sull'idea del teatro come medicina. Ecco. Infatti la frase era poi il teatro fa bene leggere attentamente legge le istruzioni. Ecco, per cui un po' il gioco era quello. E la novità secondo me sono i colorini. Cioè la presenza di questi colori pastello che non sono affatto tipici della... Era stato un manifesto molto discusso. Immagino. Questo invece è un classico. Classico. Sì. Questo classico, più classico, sì. Se vi ricordate, questo è lo spettacolo di cui ci ha parlato Cristina Crippa, non vi ricordate? Anche questo è uno manifesto nato da un compromesso in qualche modo, perché in realtà l'immagine che interessava a Cristina e a noi era questa, che era un disegno di una pittrice e quello che uno si immagina è
quello che noi immaginavamo era un manifesto con questa immagine in primo piano, bella, bella presente. Poi invece, come dire, dipende anche un po' dal protagonismo, no? Cioè, c'è anche un... Il lavoro del grafico è un po' anche come il lavoro del regista rispetto a un testo. Ci sono dei registi che si vedono. Cioè, appena si apre il sipario e i due cominciano a parlare, vedi l'ombra del regista dietro. E i registi invece che sono più invisibili nel costruire e nel muovere uno spettacolo. Lo stesso vale un po' anche per i manifesti, cioè va bene lo stile, però... qua il grafico si è dato da fare per torturare la tipografia. Credo, immagino, si vedono anche parecchi caratteri. Sì, però era un elemento che poi... era un elemento dello stile, no? Sì, sì, certo, perché... certo. Questo è un altro. Ecco, questi manifesti di stagione hanno delle genesi diverse a seconda se nasce prima la frase o si trova prima l'immagine. Qui non mi ricordo, credo che fosse prima la frase dell'immagine. Senti, vanno di pari passo, aumentano i loghi del... No? Nel senso che adesso abbiamo il comune, abbiamo la regione, abbiamo il Ministero dei Beni Culturali, questo dà manca l'idea l'ONU. Anche l'idea dello sviluppo. No? Però, sì, sì, l'idea dello sviluppo, l'idea di entrare a far parte di un sistema urbano che ha parecchi partner, insomma. Ecco, questa è l'altra versione del manifesto dell'anarchico col disegno fatto da me per l'edizione successiva, insomma, diciamo, la ripresa dello spettacolo. Qui invece prima abbiamo trovato la frase, poi abbiamo costruito... C'eri già tu qui? Di nascosto, no, spiavo di nascosto, però non c'entro niente. Questo è un altro di quelli super classici, anzi con un... Questo Angels in America, vabbè, un'immagine creata da noi, che è una sintesi delle due cose, anzi delle tre cose, perché si vede poco, ma la faccia della Statua della Libertà riprende la Marilyn di Andy Warhol, è truccata come la Marilyn di Andy Warhol. Quindi abbiamo la Statua della Libertà, l'idea dell'angelo e l'idea della cultura pop. Ecco, qui questo mi dà l'idea di cominciare a parlare del marchio, invece. Del marchio. Delle avventure del marchio. Allora, aspetta, concludiamo un attimo questo capitolo. Sì, poi passi tu alla... Sono fra gli ultimi manifesti, questo è un po' lì, appunto, visione di insieme. Questo qua è un ricapitolo. Sì. Poi da qui in poi sarà tutta colpa mia. Ecco, e lì, praticamente col nuovo teatro arrivi tu. Col nuovo teatro arrivo io e io sono un po' più piccolo di voi, un po' più grande, non tanto, però mi ricordo quando avevo la vostra età, i manifesti dell'Elfo, che nel paesaggio delle immagini della città erano veramente qualcosa di... questi manifesti che avete visto erano veramente qualcosa di vivo, anche di pungente. Erano delle immagini che gli altri manifesti facevano il solletico. I manifesti dell'Elfo erano... cioè, lasciavano sempre un po'... erano sempre molto...
non erano mai scontati, banali, erano sempre un po' delle punture, diciamo, in senso buono. Quindi a me piacevano molto e dico questo perché poi mi dispiace un po' aver rovinato tutto in un certo punto. Punto di vista, ma era una necessità perché a partire da quando io ho preso il testimone dal grafico che faceva questi manifesti, era un momento di grande cambiamento per il Teatro dell'Elfo, perché veniva in questo luogo. C'era il Teatro Elfo Puccini e quindi il teatro cambiava quartiere, cambiava luogo, cambiava spazio, diventava un luogo aperto alla città, voleva diventare un luogo di tutti, credo, non so, poi... Sì. E poi aveva... Dimmi se mi sbaglio, l'Elfo era un teatro che era in qualche modo era cresciuto insieme al suo pubblico, in un processo quasi di fusione. Dopo quasi 40 anni entrava in una nuova stagione della sua vita, che era una stagione segnata dall'apertura a un pubblico nuovo. Quindi sono partito un po' da questa necessità, credo, di un po' di diversificare la grafica e di aprirla, perché prima... Quello che vedete qua, secondo me, dal punto di vista del grafico, è l'immagine è un dispositivo molto emozionale che lavora un po' sul, diciamo, in una bilancia tra emozione e logica, lavora molto sulla logica. Quello che credo di aver un po' fatto è di aver un po' riequilibrato, cioè di aver un po' rimesso un po' di un'impostazione un po' più logica al progetto grafico, che è progettare un teatro significa progettare tanto quanto i singoli spettacoli, tanto quanto tenere un po' insieme il tutto. E in realtà poi volevo dire che l'autore vero e proprio dell'immagine dell'Elfo, secondo me, è Ferdinando, non sono io. Io credo di essere un po' il regista, quello un po' che dà forma alle sue idee, ai suoi punti. E credo che si debba fare così, soprattutto nel caso di un teatro, che la grafica non sia un esercizio artistico, ma sia un risultato di un lavoro di... Ma io credo che la cosa interessante della collaborazione con Matteo sia, e che credo che sia abbastanza unico come caso, quello di riuscire a, proprio per il momento in cui sei arrivato, di riuscire questa immagine a farla passare dal manifesto, dalla produzione, eccetera, al luogo proprio. Cioè, prima dicevamo della frase di Berman che è scritta sul... Ma ci sono varie frasi scritte qua e là e tutto quanto. Poi è incredibile come un luogo ci vogliano 10-12 anni per costruirlo, e poi quello che il pubblico, la gente normale vede, quello che caratterizza il luogo, quello per cui il luogo lo riconosce, lo si fa nell'ultimo mese e mezzo in pratica. E l'immagine di questo teatro è un'immagine in cui il lavoro di Matteo ha avuto un ruolo fondamentale, cioè come dire, ha come fatto la grafica del luogo, e questo lo gli dà una connotazione veramente forte, insomma, anche rispetto al, credo sia, forse appunto, forse il piccolo, ma poi non tanto, perché poi in realtà i luoghi del, forse il teatro studio, ecco, ha una coerenza con la grafica del piccolo in qualche modo. E questo mi sembra anche abbastanza interessante, no, rispetto a... Sì, perché poi per esempio c'è il piccolo, nel piccolo l'immagine del teatro, l'immagine della stagione, l'immagine dello spettacolo, l'immagine del luogo sono una sintesi totale, sì, certo. Che è una sintesi spaziale e anche temporale, perché sì, diciamo che è 40 anni che è così. L'Elfo vuole dare una tutt'altra idea, anche quello che anche le stesse cose poi cambiano, ma anche... Lo stesso spettacolo viene riproposto a distanza di anni, ma non è mai la riproposizione sì, certo, della stessa cosa.
Quindi io partivo da qua, partivo con l'idea innanzitutto di diversificare e di aprire lo spazio, perché io in questi manifesti, non so poi voi, però io non vedo praticamente un lavoro di chiusura dello spazio e del tempo, mi spiego. Qua non c'è mai guardate il fondo, che è un elemento, per un grafico è l'elemento di partenza di un progetto. Qua il fondo è sempre quasi annullato, è sempre quasi stretto. Il manifesto annulla vuole annullare le distanze spaziali e temporali tra il teatro e il suo pubblico, penso, credo, percepisco questo. Perché vedete gli ingredienti gli ingredienti, diciamo così, del manifesto, che sono l'immagine, la tipografia, il colore, il fondo, sono molto mischiati, partecipano a quasi un processo di fusione che poi crea un'immagine molto fluida, dove lo spazio è annullato e anche il tempo è quasi un istante, sembrano dei fotogrammi di un istante di... Non so se mi sono capito. Guardando l'Amleto, no? Sembra l'idea. Però c'è questo annullamento delle distanze sempre molto forte, no? Vabbè, quando avete finito di ridere... Allora. E quindi il primo passaggio è stato un po' quello di ridare aria, di recuperare un po' lo spazio, di aprire lo spazio e poi all'interno di quello spazio di lavorare su degli elementi più solidi, direi quasi, più materici, meno fluidi, che contenessero di più un senso del tempo. E, lavorando di più sugli elementi singoli, però adesso sono io che vado avanti. Però tutto parte da qui, parte dal fatto che il teatro ha un nuovo nome, e questo nome è Elfo Puccini ed è un nome che immediatamente crea un'associazione che ha una sua raffigurazione, che impersonifica un personaggio, no? Puccini, l'Elfo Puccini. E quindi il sì, marchio non poteva che essere la raffigurazione di questo... Sì, che è anche una bella sintesi dell'idea di una cultura anche alta, che però viene letta in modo libero, irriverente, non scontato e non accademico. Appunto, purtroppo, questa nostra idea non è stata apprezzata dalla nipote di Puccini. Che ci ha diffidato dall'usare questo marchio e forse poi avremmo potuto usarlo comunque, ma insomma sarebbe stata una questione complicata e anche magari lunga dal punto di vista legale, quindi abbiamo desistito dal continuare a usarlo confidando sulla e quindi niente, visto che adesso, fino adesso ho detto delle cose che capivo solo io, adesso cerco di dire le cose in maniera un po' più semplice. Sembra facile fare Puccini travestito da elfo, ma non è affatto facile. Io feci 10 bozzetti diversi, in tutti i casi mi sembrava di aver creato un buffone, mi sembrava che fosse veramente una cosa che... E quindi poi ho fatto un lavoro ho capito che dovevo togliere, dovevo lavorare un po' sulla sintesi. Se fate caso, lui a metà del viso è oscurato, si vede solo metà del volto. E, non ha due orecchie da elfo, ma ne ha solo uno. In realtà quello lì non è neanche un orecchio propriamente da elfo, perché l'orecchio da elfo è più cade. È una specie così di sintesi tra un orecchio normale e un orecchio da elfo. Insomma, tutti elementi che poi credo... hanno creato un'immagine che fosse della giusta misura, che avesse un po' quella,
fosse ironica ma anche intelligente, senza cadere un po' nel, sì, a noi piaceva nel ridicolo. Anche era qualcosa di vampiresco anche, che non era male. Sì, tu quando l'hai visto hai detto è anche cattivello. Sì, infatti. E quindi niente, si parte da qua e poi se lo vedete lui è un elemento che nella grafica deve per forza avere un certo respiro intorno, perché deve un po' essere un po' la prima, almeno nella prima stagione, che è la stagione in cui viene presentato. Quindi l'immagine inizia un po' a costruirsi definendo delle regole, no? Che poi sono le regole del gioco. Un grafico quando fa un progetto parte sempre da... cerca di capire quali sono le regole che poi gli permettono via via di giocare con quelle regole, di fare delle cose anche diverse, che però poi sono coerenti a un'idea, a un'impostazione generale. Allora, qua la tipografia ha un certo tipo di trattamento, molto diverso da quello degli anni precedenti. Tutto quel gioco di tipografia, di lavoro sulla la forma, la dimensione, la posizione, il montaggio del carattere, da qui in poi io decido che non si fa più. Perché come dicevo prima, gli elementi, i singoli elementi devono essere un po' più, l'immagine e la tipografia devono essere un po' più staccati tra di loro, è una cosa che serve un po' a slegare l'immagine, quell'immagine lì che era molto compiuta, molto fluida, adesso deve essere un po' una specie di musica dove i suoni sono molto distinti, una musica fatta per contrasto di suoni. Quindi questo è uno dei primi manifesti che abbiamo fatto, vedete c'è un elemento credo molto forte, nuovo, che è il fondo e il colore, no? Quello che dicevo prima un po' del respiro, di tenere un certo respiro tra gli elementi e di lavorare su una tipografia un po' più leggibile, che sia un elemento di chiarezza. Cioè, credo che la semplicità formale poi sia un elemento che permette di raggiungere più persone e di parlare a un pubblico un po' più ampio, no? Questo, per esempio, vi dicevo prima, è un'idea di Ferdinando che io ho abbracciato subito, che era quella un po' di lavorare un po' più sulla tipografia, più che sulla tipografia, sul testo. Sì. E di dare spazio al testo nella sua, dandogli lavorando molto sulla scelta del carattere, sull'impaginazione, però tenendolo nella sua forma di testo, che poi è un po' quello che abbiamo fatto anche qua dentro al teatro. Se girate nel teatro, ci sono in vari punti del teatro, ci sono delle composizioni tipografiche con quelle scritte, ma sono sempre scritte in maniera molto... sono sempre nere, sono sempre... Hanno... Sì, per esempio lungo l'ascensore, questo ascensore, c'è una poesia di Oden che ha una grafica abbastanza simile a questa qui. Con... Sì. Perché, ripeto, prima la grafica era la tipografia, il testo era un po' usato come se fosse un'immagine. Invece qua vogliamo che sia molto forte, che sia molto facile da leggere. Questo è un altro esempio, vedete il manifesto, il fondo totalmente bianco, la titolazione così a pacchetto, e qua c'era un po', qua eravamo partiti un po' da una mia idea, che era quella di semplicemente di disporre gli attori del testo un po' come fossero dei prodotti, sono un po' lì come se fossero delle belle statuine, dei prodotti da consumare, che era un po', insomma, quanto io sì, che è volevo, il tema dello spettacolo. Era un po' quanto, insomma, quello che volevo recuperare un po'
dello spettacolo. Eccolo lì, questa è l'elaborazione. Vi ricordate il manifesto? Questo, questo qua è un po' un lavoro di recupero di quell'immagine, un po' di ricostruzione di quell'immagine secondo le regole della nuova grafica, no? Semplicemente. Volevo solo fare notare Elfo Puccini, teatro d'arte contemporanea, no? Devi parlare con lui. Sì, certo. Sì. Questo è era il tema, no? E anche da quello. Mi ricordo che quando abbiamo fatto le prime riunioni sulla era un grafica, po' una tua idea che però di cui non eri convintissimo, mi sembra di ricordare. Poi io nei bozzetti l'avevo scritto e ti eri deciso. Sì, sì. Era un appunto in qualche modo. Poi lui l'aveva messo nel marchio e c'era molto piaciuto, ma la cosa che forse in qualche modo si attacca anche a questo discorso del teatro d'arte contemporanea è che le prime, come diceva lui, no, il discorso di usare la grafica delle parole come elemento anche formale importante in primo piano deriva un po' anche se avete presente com'è la grafica invece dell'arte contemporanea, appunto la grafica dei cataloghi, la grafica delle riviste o dei manifesti, è una grafica che appunto mette in primo piano il lettering, perché l'immagine sta da un'altra parte, quindi non deve essere sul manifesto. Infatti vedete in questi casi che tenere un po' distanti la tipografia dall'immagine, poi permette di lavorare molto di più sul riferimento del carattere, perché il carattere tipografico è sempre un riferimento anche storico. Si vede, niente, non c'era, pensavo ci fosse, non c'è, e dopo. Quindi permette un po' poi di fare delle cose che hanno, vedete, questi due manifesti in realtà sono costruiti con regole molto più, con poche e semplici regole, però poi danno anche un sapore molto diverso, no? Cioè sono più distanti tra di loro che rispetto a quelli di prima. Quindi c'è una distanza grafica siderale fra i due, anzi, sono molto coerenti, però evocano due cose completamente. Evocano due cose completamente diverse, insomma. Questa è l'immagine della stagione successiva, dove abbiamo dovuto licenziare l'Elfo Puccini, purtroppo, e quindi eravamo comunque decisi a trovare un'immagine che in qualche modo potesse sintetizzare la nostra idea di teatro in modo figurativo. Anche. E quindi abbiamo recuperato... Questo è un frammento di un grande lavoro che aveva fatto per noi un pittore che si chiama Sergio Battarola. Aveva dipinto un enorme fondale per uno spettacolo che era I rifiuti della città e la morte di Fassbinder. Da questo grande dipinto avevamo tirato via questo modulo che avevamo usato come marchio per il festival nel ventennale della morte di Fassbinder. E che era un marchietto a cui eravamo affezionati, in qualche modo abbiamo recuperato questo che dà un po' un'idea di azione drammatica teatrale, di corporeità, poi vabbè c'è stata una grande discussione perché qualcuno lo trovava tetro, troppo drammatico, qualcuno, insomma, l'abbiamo mantenuto per una stagione o due forse. Sì, e qua... nel manifesto di questa stagione c'è un elemento un po' così particolare, che il nome dell'anno fa da prima donna del manifesto, sì. Diventa l'elemento più, 10-11 più importante, perché diventa un po' insieme al marchio, che ha quell'aspetto lì un po' così anche primitivo, no? Tribale, sì. Diventa un po'... crea un po' un gioco di contrasto, quindi l'abbinamento sì, tra le macchie. Sì, nel gioco di contrasti ci sta anche una scelta molto giocosa delle lettere. Cioè, siamo giocosa, poi c'è un po' questo gioco delle lettere, ogni autore ha praticamente
l'iniziale del nome fatta con una lettera molto diversa che diventa un po' il suo marchio. Questo marchio poi viene un po' sparso nei materiali, in alcuni casi è un po', è quasi, in alcuni casi è incomprensibile l'associazione, in altri casi si svela, insomma c'è un po' questo piccolo gioco che poi via via durante i materiali dell'anno tiene un po' insieme il tutto. Per esempio questa è la copertina del trimestrale, e qui ritorna un po', ritornano i quadrati colorati, le lettere, qui si vede un po' l'associazione tra l'immagine e la lettera che fa da marchio all'autore. Questa è l'evoluzione del marchio. Alla fine sono stati fatti vari tentativi da parte nostra di Matteo, e alla fine abbiamo optato per la sobrietà più totale. Aspettiamo che muore la nipote di Puccini. Io non l'ho detto, l'ha detto lui, è molto anziana. E quindi, non ditelo a nessuno. Però è molto attiva sul fronte delle cause questa signora, per cui la sua dipartita è desiderata da più parti. Sì, tra l'altro poi dai tentativi di trovare un marchio figurativo è nato poi il marchio di Nuove Storie. Vado un po', dai. Sì, ci dicono di correre. No, non di correre. Dunque, questo è il manifesto di uno spettacolo che ha avuto un grandissimo successo. Forse avete anche visto qualcuno di voi. E così c'è questo gioco che funziona molto bene tra la fotografia e il fondo del manifesto. E lì, guardando le foto, bianco e nero. Loro erano tutti vestiti, avevano tutti i pantaloni neri, quindi c'è stata un po' questa idea di diffonderli nello spazio del manifesto. E poi anche lì la tipografia è un elemento che poi richiama un po' l'immaginario del college, richiama anche in qualche modo il film che è stato fatto, insomma diventa, sì, un elemento un po' simile alla grafica storica di questo spettacolo che ha debuttato al National Theatre di Londra, poi è diventato un film. È un po' il marchio dello spettacolo, la grafica che poi è stata scelta. Sì, la titolazione è sempre fatta un po' così. Ha una sua, diciamo, autonomia, tenendo anche conto del fatto che, a differenza di prima, adesso l'immagine di uno spettacolo si sviluppa su molti mezzi, quelli stampati a quelli digitali. Quindi poi va sempre un po' adattata a diversi formati, quindi il fatto di avere una tipografia così un po' che si può anche liberare diventa molto, insomma, funzionale poi al... Questo, insomma, siamo sempre lì. Questo in realtà, sì, questo qua è fatto un po' retro come tipo di manifesto. Richiama un po' i vecchi manifesti. Questo è un manifesto che poi nella prima versione era così, poi successivamente si è deciso di... E anche questo qua sembra un po' un libro, no? Sì. Perché ha quella titolazione un po' così, molto... Sì, però si presta anche al tipo di titolo. Sì. E qua poi abbiamo cambiato tutto. No, non abbiamo cambiato tutto, però questa è l'immagine di due stagioni fa e siamo partiti un po' dall'idea di Ferdinando di dare molta evidenza ai nomi. Quindi poi in realtà io ho lavorato abbastanza liberamente, ho prodotto un po' vari, diciamo così, esercizi di stile tipografici, poi è stato scelto questo, dove c'è questo elemento molto forte, nuovo, che è il colore giallo.
E poi c'è questa uniformità di carattere. Questo dovete immaginarvelo molto grande, è un manifesto. Sì, e questo tra l'altro adesso, tra le cose che si fanno a Milano, ha avuto varie riprese, perché... Diciamo copiature. Sì. Sì, che non è la prima volta che succede. No, in realtà è un'impostazione grafica molto degli anni 50, è un po' una specie di... Revival. Di Revala, però l'abbiamo dato un po'. Che poi era ripreso. Questi sono i quattro numeri del, sì, del trimestrale, dove si vede un po' che anche poi il colore diventa un po' un elemento di variazione sul tema. Questo è un... Era un spettacolo per bambini questo. Volevo fare una domanda, Matteo, poi non è che dobbiamo correre, però andiamo a chiudere, c'è anche il ritorno, noi siamo in fondo, lo dico per te che non lo sai, forse siamo in fondo via Ripamonti. Vengo con voi. Ascolta, in questi casi tu, l'idea per esempio di questo manifesto, anche quello prima di History Boys, ti viene da un racconto, da quello che magari ti dice Ferdinando, eccetera, oppure tu segui anche le prove, vedi lo spettacolo nel suo nascere, cioè quale tipo di... Purtroppo le prove no, raramente, forse, ma anche perché per esigenze poi di tempo spesso si fa, bisogna anticipare, sì, no? Poi per esempio in questo caso c'è un po' quell'immagine è un'immagine che viene scelta da, forse, non so se forse da questa qui in particolare è stata scelta da Francesco Frongia, che è regista dello spettacolo. In genere lavoriamo con la mediazione di Barbara Caldarini, che si occupa di questa cosa, che passa contenuti a lui e passa idee a me, per cui poi c'è questo lavoro, questa triangolazione che poi alla fine produce... Sì, spesso è un lavoro che non si compie al primo passaggio, no? Magari c'è bisogno di uno, due... Proprio perché certo, in un mondo utopistico potremmo incontrarci e lui o due del testo, lui viene alle prove, eccetera, poi chi ci paga lo sa il cielo. No, ma poi spesso, spesso è il, in parole povere, è il regista che sceglie un'immagine, però poi quell'immagine nel momento in cui viene messa nello spazio del manifesto, viene impaginata, poi perde il... non è così efficacia, non ha l'efficacia che sperava, quindi c'è un po' sempre un lavoro anche di verifica. Per esempio questo è un manifesto che erano stati fatti di diversi, poi si è scelto di... Questo tra l'altro è un finto Rotko. È un finto... L'abbiamo fatto al computer con Francesco. Si è deciso di, dato che lo spettacolo è incentrato sulla figura del pittore, di Rotko, si è deciso un po' di mettere una sua opera, che poi non è sua. Sì, che è fortemente ispirata. E questo è il passaggio successivo. Questo è il passaggio successivo. Tra l'altro, quando è stato fatto il primo manifesto non c'erano le fotografie di scena, no? Per dire come spesso poi le cose sono anche un po' dettate dalla necessità. Questa è l'immagine di quest'anno che... ha sempre un po' quell'idea un po' di costruire l'immagine sul testo, sulla tipografia, però gli elementi più, diciamo, importanti sono qua la frase, parole vive, che diventa un po' come un piccolo marchio, e la citazione di Emily Dickinson. E questi sono i trimestrali con le frasi prese dalle scorse stagioni per, come dire, in qualche modo ricapitolare e affermare che non è che una frase vale per quella stagione lì e poi si butta. Un'idea di teatro, un concetto di teatro, un'idea di cultura è dura, insomma. Non...
Arriviamo agli ultimi due che sono proprio dei giorni nostri. Un revival. Un altro revival. E questo è lo spettacolo che debutterà il 3 di... In anteprima, questo qui è un po'... Questo qua un po' riprende un po' la logica dello spettacolo, che è un po' una specie di spettacolo come fatto a Bano, sì. No? E quindi anche il... Sono le immagini delle maschere dello spettacolo, di un disegno per lo spettacolo. Il manifesto è un po' costruito secondo lo stesso procedimento. Adesso continuo a guardare. Questo è il marchio, che era uno dei tentativi per il marchio del teatro, che invece poi alla fine usiamo per... la rassegna di teatro nuovo, il teatro più giovane che facciamo in sala base. Nuovo che, per esempio, l'anno scorso era fatta come una variazione sul tema dell'immagine della stagione, mentre quest'anno ha acquisito una sua più forte identità, anche per, insomma, per la necessità di comunicare che quel progetto lì non è solo una cosa... Sì, perché il problema adesso qui è che facendo solidità. Così tante cose... Bisogna stare attenti a non creare confusioni e sovrapporre i piani. E quindi diventa un po' un progetto nel progetto e anche una sua modalità poi di racconto fotografico, di montaggio delle immagini, un po' più, diciamo così... Così. Beh, allora... Grazie anzitutto di questo percorso che è stato interessantissimo. Devo dire che io ho imparato moltissime cose che mi hanno aiutato anche nel ricostruire, nel memorizzare il percorso dell'Elfo, che è stato veramente interessante. E adesso, quando usciamo, cerchiamo di vedere le cose che c'è, quindi andiamo a leggere le frasi. Ci sono delle scritte che sono bianco su bianco, quindi dovete si vedono con la luce. Tenere gli occhi aperti e guardare in tutte le direzioni. E allora un applauso per ringraziare doppiamente Ferdinando e Matteo. Noi ci vediamo adesso.